Ho visto degli orrori. Degli orrori che hai visto anche tu. Ma non hai il diritto di chiamarmi assassino. Hai il diritto di uccidermi, questo sì. Ma non hai il diritto di giudicarmi. È difficile trovare le parole per descrivere ciò che è necessario a coloro che non conoscono l'orrore. L'orrore ha un volto e bisogna farsi amico l'orrore. L'orrore, il dolore, il terrore, la morale sono nostri amici. Ma quando essi non lo sono diventano nemici. Nemici da temere. Dei veri nemici. Quando facevo parte delle forze speciali, sembra secoli fa, andammo in un campo a vaccinare i bambini contro la polio. Lasciammo il campo, incontrammo un vecchio, era cieco e piangeva. Ci intimò di ritornare al campo. Una volta tornati, capimmo subito che i Vietcong erano passati da lì. Avevano mutilato ogni braccio vaccinato. Stavano lì, un gruppo di piccole braccia. Ricordo che piansi come una madre. Volevo strapparmi i denti dalla bocca, io non sapevo cosa dovevo fare, ma io voglio ricordare, io non voglio dimenticare, io non voglio dimenticare. E poi a un certo punto fui colpito, come da un diamante qui, in piena fronte, e pensai, mio Dio, che genio in tutto questo. Un gesto così puro, così genuino, così chiaro. E lì capì che loro erano più forti di noi perché loro lo sopportavano. Non erano dei mostri, erano uomini, con una famiglia, con dei figli, che combattevano con il cuore. Ma che avevano la forza di fare tutto questo. Se avessi 10 reggimenti di questi uomini, ora le cose qui sarebbero ben diverse. C'è bisogno di uomini con una morale, con un'etica, ma che al tempo stesso siano capaci di utilizzare il loro primordiale istinto di uccidere, senza compassione. Senza sentimento, senza discernimento, senza discernimento. Perché è il voler giudicare che ci sconfigge. È il voler giudicare.